Ciao ragazze, andiamo a riprendere una sfumatura che è stata già fatta precedentemente, non da me. Vi faccio vedere qualche piccolo particolare, che sarebbe questo. Sono proprio delle strisce belle grosse e ci sono anche dei distacchi, più chiaro, più scuro, più chiaro, delle macchioline. Poi in fondo è molto 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 chiaro. Se vedete bene c'è un bel distacco tra qua e qua. Noi dobbiamo andare a sfumare tutta questa parte qui, quindi rendere tutto molto più naturale. Andrò a utilizzare due tipi di colorazione. Prima questa della colorazione in polvere antigialla con Olaplex dentro, e la seconda quella a base di olio che uso io con il toner molucco, è sempre con Olaplex dentro. Perché uso due decorazioni? Perché nella prima fascia sopra è molto scura, quindi bisogna agire un po' più forte. Nella seconda, per evitare di rovinare i capelli, bruciati e quant'altro, si va molto più delicatamente, quindi si va anche con un volume molto più basso. Andremo a utilizzare la stagnola in questo caso, e nella parte superiore andrò a usare sticker di flamboyage per creare proprio una sfumatura molto 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 naturale. Qua sotto io ho preferito fare il sticker di Davines perché sono rovinati e sono bruciati, quindi pian piano si sono rotti i capelli. Infatti i capelli qua sotto sono molto più delicati, per quello che preferisco le prime due fasce andare a sticker e poi andare con la stagnola. Il risultato finale merita, infatti abbiamo creato due tipi di sfumature, una sfumatura più calda sempre sul biondo e una sfumatura più fredda sempre sul biondo. Abbiamo ripreso tutta la parte che mancava, vi ricordate il pezzo? Abbiamo creato una sfumatura molto molto naturale come voleva la ragazza, e questo è il risultato, direi che merita.